In principio era il pionierismo, il desiderio di affermare Varese con il suo invidiato primato per la meccanica, la sua passione per pistoni d'autore e carrozziere griffate. L'esaltazione dell'artigianalità diviene industria all'inizio del XX secolo. Sono gli anni dell'apertura cantieri della prima autostrada della storia, la Milano-Laghi del 1923, e delle prime edizioni della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori. Dal 1931 in poi, un evento per piloti arditi con le prime automobili dal pedigree sportivo. 5 edizioni prima della Seconda Guerra e 5 dopo, fino al 1960, con Varese, capitale dell'automobilismo da velocità in salita, grazie alla regia di Aci Varese. E resa famosa dalle imprese di gentleman di grande talento, con supercar e prototipi dell'epoca. Poi la pausa di 30 anni fino al 1990, rimpiangendo quegli antichi fasti di una gara icona entrata nella storia della città e della sua provincia, tanto amata dalla gente. Prendiamo quel foulard multicolore chiamato rievocazione storica di Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori. Agitiamolo con vigore e vediamo quante cromie riverbera. Nel 1989 viene fondato il Club Auto Moto Storico Varese ed uno dei primi scopi era evocare la celeberrima gara in chiave regolaristica, sia come passerella antologica dell'evoluzione dell'automobile, sia come competizione con prove cronometrate al centesimo di secondo. Torna la festa di popolo, una rievocazione in fiamma varese città dei motori. La sua provincia con le ali, le moto nel cuore, le carrozzerie frutto delle matite di abili designer. Dal 1990 al 2012, stesso spirito con attuazione moderna al passo coi tempi. Identiche le motivazioni del Club Auto Moto Storico Varese in cabina di regia dell'edizione di quest'anno. Una 21esima edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori che eccelle per consenso popolare. Seduce bambini di tutte le età, nonni dalla memoria brillante. Piace tanto ad amministratori comunali lungimiranti e legati all'eccellenza del territorio e alla valorizzazione dell'ambiente. Sin dalla presentazione ufficiale nel cortile d'onore del Comune di Varese emerge un cartellone allettante. Noi contiamo moltissimo come amministrazione sul discorso motori. Varese fa parte dell'associazione Città dei Motori, noi siamo come amministrazione orgogliosi della Varese Campo dei Fiori. Un percorso con tanti saliscendi, prove crono cittadine, solcando spazi bucolici e centri storici, ritmi pacati, ecocompatibili, attraendo equipaggi da 6 nazioni e da 10 regioni d'Italia, valorizzando il patrimonio tecnologico storico delle auto del Novecento, con metodi moderni ma attrazione popolare. Tutto ciò con un leitmotiv prioritario, esaltare il territorio di Varese e della sua provincia, con puntate nel Comasco e nel Canton Ticino. Lungo 300 km e 60 prove crono,
mostrando a partecipanti e media internazionali piccoli borghi, nuclei antichi delle città, valli e strade litorali dei laghi, in un'incantevole tavolozza multicolore. E dalla presentazione della squadra corse della Club Auto Motorsport Varese, alle punzonature nella sala giunta di Palazzo Estense, dalla passerella statica in Corso Matteotti, fino alla partenza da Via Volta e Piazza Montegrappa, il clima è apparso appassionante, forte di una grande promozione per Varese e le sue strutture commerciali, turistiche, tra bar, ristoranti e alberghi presi d'assalto da tanti ospiti dell'evento a tutto motore, ancorato nella storia. Da Como a Cernobbio, dall'Aglio ad Argegno, prima di salire nell'alta Valle d'Intelvi, i 110 equipaggi in gara si misurano tra roadbook e blitz, tra crono a cipollotto, per la verità sempre più raro, a sofisticati sistemi di misurazione del tempo per lo più elettronici. L'imperativo è spaccare il secondo con impietosa precisione. Qui emerge la bravura del pilota al volante, l'abilità del navigatore a supporto che sdoppia e dirige l'equipaggio lungo un percorso meraviglioso, assolato, piacevole. Sulle ruote della storia viaggia Placida, la Coppa dei Tre Laghi e la Varese Campo dei Fiori, che valorizza il Verbano, il Ceresio, lo Specchio d'Acqua di Varese e da quest'anno anche il Lago di Como. La competizione di regolarità per auto storiche ha polarizzato l'attenzione di appassionati di pistoni e carrozzerie da Varese a Como, dalla Valle d'Intelvi alla Valmara, con una serie di prove tra Ramponio Verne e Lanzo, con pausa al belvedere che domina Lugano e la Valsolda. E poi il litorale tra Brusino Arsizio e Porto Ceresio, per risalire poi a Brusin Piano e inerpicarsi sulla pista di Bob tra Ardena e Marzio. E poi giù in picchiata a Ghirla di Valganna, poi Cunardo e Grantola, per solcare poi la Valcuvia in uno degli scenari più apprezzati, da Cavona di Cuveglio a Cuvio, dove la Proloco ha donato sorrisi, doni graditissimi e uno snack corroborante, nel segno della proverbiale accoglienza valcuviana. E poi Orino e Brinzio, dove il verde si fa accecante, dove i motori d'antan cantano di gioia perché apprezzati dalla gente e immersi nella natura. A metà pomeriggio la cronoscalata da Varese Velate verso il Campo dei Fiori, transitando dalla prima cappella della via sacra seicentesca fino al Sacromonte e poi giù fino in città, perché il parterre esige lo spettacolo e il cartellone richiede massima puntualità. Signori, si riparte. Preso d'assalto da curiosi giovani ed amministratori di enti locali, il veicolo elettrico Twizy di casa Renault è stato la mascotte dell'evento. Portato a Varese dalla concessionaria Renault Dacia Paglini, da alcuni mesi anche a Varese e tra i main sponsor dell'evento, è stato apprezzato per doti di guida, vasta autonomia, bassi costi d'esercizio e prestazioni guizzanti.
Mentre gli equipaggi e gli ospiti cenavano e sorseggiavano un drink, magnifico lo spettacolo offerto dal Match Race nel centro storico di Varese, città dei motori, con i migliori 32 equipaggi in lizza, in sfide rusticane e migliaia di appassionati curiosi di tutte le età dietro le transenne, a tifare coupé, siluri, cabrio, berlino. Tra piazza Montegrappe e via Marcobi è andato in scena uno spettacolo che ha incantato migliaia di persone. Per la cronaca hanno vinto le sfide serali Mauro Clerici e Debo Arestelli, su Porsche 356 Cabrio, precedendo di pochissimo il prototipo Fiat Zanussi Fontebasso di Corrado Minussi e Giuseppe Rizzo. Ma a vincere è stato l'agonismo, la voglia di eccellere e di stupire davanti a migliaia di persone di tutte le età. Contentissimo, qui siamo a casa nostra, perché è una gara a cui teniamo moltissimo, speriamo anche domani, perché è davvero una cosa bella bella per noi. È stata veramente una prova emozionante e grazie veramente a Varese, perché ci ha dato la possibilità di esprimerci al meglio. Tanta gente, tanta passione, bellissimo. La soddisfazione è piena anche da parte nostra, abbiamo raccolto veramente un entusiasmo anche sul percorso, grazie ai volontari, grazie al gruppo di un centinaio di persone appunto collocate su tutto il territorio, su tutto il tracciato, quindi una soddisfazione ampia e piena. L'obiettivo, oltre che far divertire i concorrenti, è quello di riscoprire il territorio, un territorio ampio, vasto, interessante, non solo della provincia di Varese, della città di Varese, ma anche del comando. È la prima volta che andiamo appunto sul lago di Como, è stato bellissimo, interessante soprattutto anche per le nuove opportunità che gli stessi comuni e gli enti locali ci daranno per le prossime edizioni. Abbiamo chiuso questo evento che devo dire di grande successo, visto il pubblico che abbiamo avuto questa sera in centro. Molto felice anche della presenza di equipaggi stranieri, equipaggi australiani, svizzeri, tedeschi, quindi è un evento che si sta aprendo verso il mondo. ASI ci chiede sempre di fare eventi sempre più importanti, più belli, di qualità, e credo che questo sia il risultato che ci meritavamo. Secondo giorno, stessa gara, ma differente itinerario da valorizzare. Dai giardini estensi, la Coppa dei Tre Laghi seconda tappa ha preso il volo. Ha puntato verso Capolago, Azzate, Bodio, nel centro ippico Charest, dove i puro sangue diventano campioni di salto a ostacoli in un ambiente da favola. Poi Cuirone, frazione agreste di Vergiate, con lo storico forno Fidanza tornato agli antichi splendori. Quindi il meraviglioso attraversamento nella tenuta di Villa Quassa alle porte di Ispra, prima di entrare nel centro abitato della cittadina, dove l'associazione commercianti Ispresi, legata ad Ascom Varese, ha preparato un'accoglienza esemplare e ha coccolato gli ospiti motorizzati. We'll be right back.
poi nel Gadiratese, tra Barasso e Casciago, dove Proloco e Comune ad ogni anno stupiscono per la gioia nell'accoglienza e per la bellezza dei luoghi e dimore storiche aperte per la Varese Campo di Fiori, Coppa dei Tre Lati. Nella città giardino l'ultimo transito per l'aperitivo prima di raggiungere in fretta Campione d'Italia e disputare quattro entusiasmanti prove cronometrate sul piazzale lungo lago intitolato ai maestri campionesi. La classifica assoluta era già segnata, ma il Gran Premio Campione d'Italia, vinto dalla Osca 1005 Coupé del piacentino Maurizio Aiolfi, è stata l'occasione per vedere da vicino, in un ambiente nuovo, come l'enclave italiana nel Ticino, una Coppa dei Tre Laghi accolta con un abbraccio straordinario dalla municipalità. Al termine delle prove crono, motori in pausa e tutti lassù, al nono piano del magnifico Casinò di Campioni d'Italia, per il confronto delle classifiche tra gli equipaggi, il pranzo e la proclamazione del vincitore. Classifica finale, 21esima Coppa dei Tre Laghi, Varese Campo di Fiori, Rigorità Asi. La gara originale, non dimenticatela, che è nata nel 31, velocità in salita, fantastica, ricordi indimenticabili. Questa volta 7-8 luglio, 21esima edizione, edizione 2012, terzo classificato, equipaggio numero 4, Porsche 356C 1963, Club Orobico, equipaggio Barcella Guidotti. Grande applauso. E al secondo posto Stefano Ercolani e Marco Ercolani, dove sono? Bravissimi! Titolo quinto, pronti, dalla regia dello studio arrivano i vincitori, la Porsche e Mauro Reggi, con il Lorenzelli, bravissimi, prossimo. Davvero grazie a tutti, è un sogno bellissimo, questa è la gara che tenevamo davvero a vincere quest'anno e ci siamo riusciti, per cui direi che a questo punto meglio di così non poteva essere. Grazie a tutti, è stata una gara bellissima. Beh, io sono contentissima, varesina, quindi sicuramente la gara che tengo di più in assoluto. Hanno vinto il comasco Mauro Clerici e la varesina Deborah Restelli sulla stessa Porsche 356 Cabrio che sia nel 2010 sia nel 2011 era salita sul terzo e sul secondo gradino del podio. E senza distacchi abissali, quel tanto che basta per tenere la classifica incerta fino alla fine, da Varese a Campione d'Italia, lungo le 60 prove crono, con Ercolani, Barcella, Salviato, Dell'Acqua, Aiolfi, Bacci, Torti e Boracco, sempre protagonisti della top 10. Ha vinto Clerici, ma ha trionfato la specialità delle auto storiche e la Coppa dei Tre Laghi, d'antica memoria, tanto gradita dalla gente di tutte le età per mille motivazioni. Con la Porsche 356 e al primo posto è troppo da chiedere. Complimenti. L'anno scorso con Mercedes, quest'anno con Ferrari. Sei stato tra i più apprezzati a Pripisto con la 308 GTB. Ti sei sentito un po' un Magnum PI? Ma guarda, non ho i baffi giusti, però devo dire che la macchina si è comunque comportata benissimo e sono assolutamente soddisfatto. Il nostro caro ospite, Phil Ward, è proprio giornalista e cultore dell'auto italiana nel mondo, anche britannico. Ma io ritengo che se l'automobile italiana possa considerare un ambasciatore in giro per il mondo, nel mondo anglosassone debba sicuramente considerare Phil Ward. È appassionatissimo dell'Italia, è amante dell'Italia e pubblica una rivista che si chiama Auto Italia, che è totalmente dedicata alle automobili italiane.
I feel. How do you find the 2 days here, and what was you driving, and how, what do you like the most? Well, we like coming back to Italy. It's just like coming back home for us, really. We enjoy the events over here. We enjoy the people. We enjoy the cars. We enjoy Italy. It's just fantastic. And any opportunity to come over and do something like this is just superb. Dice che quello che le è piaciuto, cioè per loro tornare in Italia è come tornare a casa, quindi ogni scusa è buona. Queste scuse sono meglio delle altre perché le permettono di guidare macchine assolutamente meravigliose, godere di panorami incredibili, un tempo fantastico e un'accoglienza e un calore da parte di tutte le persone, dal comitato organizzativo allo stesso pubblico attorno a loro, che è assolutamente unico. L'amicizia con il club, l'amicizia con Corrado Lopresto, raffinatissimo collezionista, suo grande amico. Una 3 giorni molto interessante e bellissima, abbiamo visitato dei posti fantastici, non c'è stata nessuna sfumatura nell'organizzazione, tutto perfetto. Sono stato benissimo con mia figlia perché è importante anche stare bene col co-driver, e quindi grazie, speriamo di rivederci presto. Le macchine sono riuscite a fare i 300 km tutte e due, quindi siamo veramente contenti. Quale il segreto del successo? È la passione, ma soprattutto la cura dei particolari, l'amore per la tecnologia. Secondo me il successo sta nel fare le auto come sono nate. Io ho l'umiltà di mettermi un passo indietro e veramente ricreare la macchina come è stata pensata e fatta da questi grandi stilisti degli anni passati. E oggi abbiamo qua una Twizy all'ottavo piano di campione, credo che anche i dirigenti della Renault saranno molto contenti nel trasmettergli le foto di questo avvenimento. Complimenti Olindo Zamperone, una colonna del Club Motostory Varese sin dalla fondazione. Grazie Olindo e grazie anche ai Rangers d'Italia, ecco, e tu fai parte di questo corpo particolare. Esatto, sì, faccio parte da parecchi anni, spero che abbiano contribuito efficacemente alla realizzazione della gara, li ho visti sul percorso, mi è sembrato di vederli in azione come desideravo. Ringrazio Nunici perché mi hanno un po' adottato in questa squadra corse e niente, speriamo che funzioni sempre tutto bene e che vada sempre avanti così. Al termine dell'evento, qui al nono piano del ristorante, elegantissimo ristorante del Casinò dei Campioni d'Italia, incontriamo e ringraziamo, a nome del comitato organizzatore, Alberto Bresciani, del marketing del Casinò dei Campioni d'Italia. Grazie di averci così ospitato con uno spirito squisito. Complimenti. Beh, devo dire che il piacere di ospitare una manifestazione cronometrata in uno scenario del genere come il lungo lago del Casinò è stato molto gradevole. Da parte nostra è stato altrettanto piacevole ricevervi e organizzare la premiazione su un palco aperto a 360 gradi sul lago di Lugano come presenta questo Casinò. Varese Campo dei Fiori è una gara, chiamiamola gara anche se è di regolarità, che ha tutte le condizioni per crescere, per far diventare tanti tanti amanti di queste rievocazioni storiche. Il nostro scopo era quello di fare sport, sport automobilistico in questo caso, è uno sport di regolarità, quindi con la nostra partecipazione, che tra l'altro non è solamente di chi apparteneva o appartiene all'esercito italiano. Abbiamo avuto parecchi problemi e grazie a Navy Motors siamo riusciti a ripartire, purtroppo alla fine non ce l'abbiamo fatta, però un grazie enorme a loro, un grazie enorme a Unucci Gallarate che ha ospitato noi della Polizia di Stato, e felicissimi di questa esperienza veramente grande. Quali interventi avete effettuato e quanti? Sono stati 6-7 interventi, di cui esclusivamente due non siamo riusciti a farli ripartire per dovuti danni meccanici.
Il nostro scopo è sempre quello di comunque di far ripartire i concorrenti, è quello che è la gara, far partecipare i concorrenti e portarli sempre all'arrivo. Vi aspettiamo tutti l'anno prossimo, mi sono premiato, anzi ci premiamo ancora di più, grazie a tutti. Un successo condiviso da parte del club organizzatore Automoto Storiche Varese, che ha voluto allargare e cogliere insieme un risultato eccezionale. Con chi? Con i veri partner, dal Comune di Varese al Comune di Campioni d'Italia, a tantissimi, dai main sponsor a coloro che hanno collaborato nel volontariato, nel patrocinio. Possiamo dire che è stato un successo. Un successo anche per quanto riguarda la partecipazione di equipaggi che sono venuti dall'estero, equipaggi dall'Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Germania, per cui devo dire che il livello e anche quest'anno è stato molto alto in termini di qualità di vetture. Una grande partecipazione anche della città, molto sentita. Devo dire che anche il Comune di Varese, come al solito, ci ha dato grandi possibilità di lavorare sulle piazze principali. In chiave futura, gemellaggi che si stanno aprendo all'orizzonte, da Varese a Brooklyn o no? Da Varese a Brooklyn, sì, abbiamo avuto l'onore di poter ospitare Phil Ward, che è un grande giornalista del settore automobilistico, nonché organizzatore di un evento importante che viene fatto a Brooklyn tutti gli anni. Mi ha ringraziato perché ha potuto correre su queste strade del nostro territorio veramente belle. Quelle successive all'evento sono giornate intense di consuntivo tra organizzatori, enti locali, patrocinatori, sponsor ed equipaggi, per evitare gli immancabili errori anche nel futuro. E la visione organizzativa è già rivolta al futuro, ad ottimizzare i gemellaggi nati quest'anno con vari club di Gran Bretagna, Germania, Svizzera. Il parere degli organizzatori è di proporre ai piloti varesini gare divertenti all'estero, ma soprattutto puntare a raddoppiare i 18 equipaggi stranieri che hanno esaltato lo show quest'anno a Varese. Ma i complimenti dell'australiano Darren Morcombe, dell'inglese Phil Ward, dello svizzero Simon Müller, del tedesco Stefan Suffa o del peruviano Luis Cueva Rivera sono credenziali eccellenti per una Coppa dei Tre Laghi sempre più internazionale, anche nel domani.